Presso il Cinema Teatro Arlecchino di Voghera viene organizzato un dibattito che si occupa, è un convegno che si occupa del disagio giovanile, no? È organizzato dalla scuola Dante Alighieri di Voghera, no? Quali sono le tematiche trattate nel dettaglio? Innanzitutto bisogna dire che questa è la fase finale di un progetto che abbiamo organizzato e realizzato durante l'anno scolastico. E innanzitutto verrà trattato la tematica del disagio, che è una tematica diciamo un po' nuova per quanto riguarda la scuola primaria, però è un fenomeno emergente, per cui ci è sembrato opportuna affrontare questo problema sia all'interno delle aule scolastiche con la presenza di una dottoressa Garlaschi, la dottoressa Valentini, e poi anche coinvolgere i genitori con un convegno e infine questo seminario di studio, che in realtà è la fase finale di questo nostro progetto. Quindi abbiamo coinvolto i bambini, abbiamo coinvolto i genitori e anche la cittadinanza. Può sembrare che il disagio venga più sentito in una metropoli. Qual è la situazione invece in un territorio più legato alla provincia come il nostro? Ma bisogna dire che il disagio si avverte sia nella metropoli, ma può essere presente anche in una cittadina come Voghera. E, quindi per noi questo progetto è uno strumento di prevenzione, perché la scuola non solo fa formazione, fa informazione, ma anche prevenzione. Quindi per noi è soprattutto uno strumento di prevenzione affinché anche le famiglie possano essere coinvolte e possono essere a conoscenza di questo problema. E quali sono state le risposte delle famiglie in generale? Ma è stata una risposta abbastanza positiva, e la dimostrazione è anche la presenza delle famiglie oggi pomeriggio qui al nostro convegno. Quindi buon convegno e speriamo che tutto questo abbia un prosieguo. Sicuramente il progetto sarà portato avanti, perché noi crediamo in questo progetto, anche perché per noi è una forma di prevenzione e anche perché prevede anche una collaborazione con la famiglia e con le istituzioni, l'agenzia educativa del territorio.